L'hai visto oggi il video di Grizzly? Eh? No, di che parla? Guarda, in pratica... Noia! E vabbè, l'ho capito, non sono bravo a fare riassunti. Facciamo così, guardalo che comincia proprio in questo momento, sta arrivando la sigla. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Come dicevo poc'anzi, effettivamente non sono la persona adatta a fare dei riassunti, perché obiettivamente non ci riesco. Purtuttavia devo riconoscere che quantomeno c'è una cosa che riesco a riassumere molto bene. Riesco a riassumere molto bene i canali YouTube degli altri, e mi piace fare questa cosa perché in questo modo riesco a condividere i canali YouTube degli altri. Infatti oggi voglio parlarvi di un canale YouTube che proprio di riassunti parla, ma lo fa in una maniera molto particolare, perché virtualmente noi non stiamo parlando di un canale che fa dei bellissimi riassunti. Stiamo parlando di un canale che fa dei riassunti brutti, proprio dei riassuntazzi brutti brutti. Infatti sto parlando del capitano pirata Barba Scura X e della sua barcaccia, più che del suo canale. E per cominciare vi lascio il link della sua barcaccia sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, iscrivetevi al suo canale, venite a bordo della sua barcaccia, perché è molto bravo. Infatti, come dicevo, i suoi riassuntazzi sono brutti brutti. In realtà non sono brutti brutti, questo è un gioco di parole, perché i suoi riassunti sono veramente molto simpatici, veramente molto divertenti, sono un modo di essere veramente intrattenuti, mi piace tantissimo, e per darvi un'idea del livello dei suoi riassuntazzi, voglio cominciare col segnalarvi il riassunto di una cosa che coinvolge clown e palloncini. E no, non sto parlando di Killer Clown from Outer Space, che secondo me resta comunque un filmone, sto parlando ovviamente del serial televisivo degli anni 90, IT, di Stephen King. Quindi, per cominciare, per darvi un po' un'idea del livello dei riassuntazzi brutti brutti del capitano Barbascura, vi segnalo come primo video IT, pagliaccio assassino, il riassuntazzo brutto brutto. Vi lascio il video linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, è veramente molto simpatico e molto divertente. Ma il nostro capitano, avendo a disposizione una barcaccia, la usa anche per fare dei viaggi, ci porta un po' a spasso, come faccio io in qualche modo con questo diario di viaggio on the road. Anche lui ci riassume un po' quali sono i suoi viaggi di lavoro e non solo di lavoro, e anche nel raccontarci questi viaggi utilizza lo stesso stile dei riassuntazzi, creando qualcosa che secondo me è veramente fantastico. E in questo caso voglio raccontarvi la missione Erasmus. Anche questo video, molto simpatico e molto divertente, che racconta un viaggio per andare ad incontrare Erasmo da Rotterdam, è un video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, è un modo veramente molto simpatico di raccontare in fondo anche una pagina della vita del Barbascura. Prima di concludere voglio segnalarvi un video un pochino più datato del Barbascura, in cui anche lo stile dei riassuntazzi si presenta in maniera più acerba, ma che è un video che ho trovato veramente molto interessante. È un video estremamente semplice, eppure il messaggio che lancia è molto molto forte e ti colpisce anche per la sua semplicità. Quindi prima di concludere vi voglio segnalare come ultimo video una cosa che concerne il Ramadan. In questo video ci racconta un momento del Ramadan di qualche anno fa, così come vissuto da un suo collega egiziano, e in cui si sono messi tutti quanti a collaborare. Questo video è intitolato «Una pasta per il Ramadan». E ripeto, è una specie di vlog molto semplice, un racconto fondamentalmente molto semplice, a tratti che ti strappa quel sorriso, a tratti che ti fa pensare. Ma come ripeto, l'ho trovato veramente molto bello e molto ispirante, pur nella sua semplicità. Quindi come terzo video del Barbascura io vi segnalo una pasta per il Ramadan. Ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, e pensate seriamente di iscrivervi al canale del Barbascura. Saliamo tutti a bordo della sua barcaccia, anzi, visto che sono sulla station wagon del suo traghettaccio, del suo ferributtaccio, e facciamo un viaggio, intraprendiamo questo viaggio lungo le serie TV, lungo i cartoni animati, lungo questi riassuntazzi brutti brutti. Vedrete che non ve ne pentirete, perché lui è molto bravo.
detto questo, come argomento del giorno vorrei ricollegarmi in qualche modo al discorso dei riassunti. Osservo che su YouTube ci sono moltissimi canali che fanno dalle recensioni ai riassunti, ed è difficile riuscire in qualche modo a creare intrattenimento limitandosi a raccontare le trame delle cose, limitandosi a riassumere le cose. Ecco che ognuno cerca di inventarsi un po' un modo differente di raccontare una trama, di raccontare quello che è una serie TV, quello che è un cartone animato, eccetera. Ma la domanda che io mi faccio, in realtà, va nel lato opposto, quindi non dalla parte di chi fa il riassunto, bensì dalla parte di chi ascolta, di chi guarda il video riassunto. Ora io, e grazie ai recensori che ci sono su YouTube, grazie ai riassunti, ai riassuntazzi, alle trame, a queste situazioni raccontate dagli youtuber, se ho scoperto moltissime serie TV, moltissimi telefilm, non so, moltissimi film, che non avevo mai sentito nominare, o dei quali avevo sentito nominare, ma ero più che altro curioso di dire «Bah, magari un giorno gli darò un'assaggiata», e che poi mi sono convinto di assaggiare, proprio grazie ai riassunti, alle trame, al modo che ho avuto di poter valutare di che cosa parla la serie, l'anime, il film e via discorrendo, grazie alla trama che ho visto su YouTube. Infatti, dicevo, la mia domanda è questa. Voi cosa ne pensate, nell'ambito dello scoprire nuove serie TV, dello scoprire, non lo so, degli anime, dei manga, delle situazioni di questo genere, dei film? Vi fate trascinare un po' dalla trama, oppure vi piace assorbire tutto, diciamo, partendo ad occhi chiusi, senza sapere nulla, e provare dal nulla? Avere un'idea della trama vi permette di valutare un po' meglio se è una cosa che fa per voi o meno? Oppure, non lo so, magari siete quella che categorie di persone che se un serial televisivo, se un anime, non vi interessa assolutamente, non andrete neppure a guardare la trama, oppure se non vi interessa, vi sta bene di guardare la trama, magari anche con gli spoiler, tanto non vi interessa quella serie TV. Insomma, che tipo di rapporto avete con chi fa recensioni e riassunti dei serial? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Io, come ripeto, ho un buon rapporto su questa tipologia di recensioni, su questa tipologia di riassunti, perché mi permette di scoprire delle cose, delle piccole perle che magari mi sono perso lungo la strada. Ma come ripeto, sono curioso di sentire la vostra. Bene, io ho concluso. Riassumendo, spero di essere riuscito a intrattenervi. Se ci sono riuscito, vi ricordo di fare pollice in alto, di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, ma soprattutto di andare a iscrivervi al canale di BarbascuraX se non l'avete già fatto. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi anche al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e andando sulla barcaccia del Barbascura torna molto comodo, perché sulla barcaccia non è facile farsi la doccia, quindi almeno uno ha quel buon profumo di nuovo iscritto addosso e non ammorba la situazione. No, sto scherzando, anche essere iscritti al canale di Barbascura lascia addosso un buon profumo di mare, di pirateria. Inoltre, se mi seguite anche sul mio canale Telegram, che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, come sempre grazie, ciao a tutti, un ulteriore ringraziamento al Barbascura X per essersi prestato a partecipare a questo vlog. Vabbè, si scherza, grazie a te, Grizzly. E noi ci vediamo alla prossima!